fantastico. Ve l'hanno detto prima di fare così, non so. Ma io lo so, io poi mi illudo sempre, entro, guarda che invece basta, così tutti zitti. Buonasera al pubblico che è qui e che avete sentito calorosissimo e buonasera anche a quelli che sono a casa, comodamente, seduti davanti al televisore. Passato buona settimana, passato buona settimana? Sì, tutto è? Litigato col fidanzato, col marito, litigato? Giuri? No? No, tutto a posto? Andava tutto bene? Sì? Va bene, allora, siamo tranquilli. Allora, introduciamo la prima storia di questa sera che potrebbe avere come colonna sonora, adesso non vedevo l'ora di schiaffarmi qui al pianoforte e di fare questa performance penosa, una famosa canzone di Rita Pavone degli anni 60 che faceva più o meno così, se non me la ricordo, scusate, non sono un pianista, dai. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché, perché qualche volta non ci porti pure me? Questo era falso come Pinocchio. Va bene, volevo dire con questa penosa esibizione che quando l'amore per la propria squadra è più forte di quello per la propria ragazza, cosa fa la fidanzata, in genere la ragazza, la moglie, cioè, s'offende, fa il muso, fa le ripicche, fa, magari ti lascia anche. E invece Tiziana no. Tiziana no. Per il suo Fabrizio, Tiziana è capace di sopportare questo e altro. Vi vogliamo vedere? Palermo, guardate un po'. Siamo a Palermo e stiamo entrando nel bellissimo mercato della Vucciria, perché io devo registrare un videomessaggio con Tiziana che ha bisogno della collaborazione di tutta la gente che c'è nel mercato. Sono sicuro che ci sarà una grande collaborazione da parte di tutti per gridare la fine di questo videomessaggio. Ciao! Io spero di trovare la mia Tiziana in tutto questo bailamme. Dov'è la mia Tiziana? Eccola lì. Dov'è, dov'è? Tiziana! Eccola! Dove ci mettiamo? Vieni qua. Attenzione! Occhio! Ne vogliono due. Sali, sono qui con Tiziana. Ciao. Allora, Tiziana è fidanzata con un ragazzo che si chiama Fabrizio. Innanzitutto notate come è vestita la nostra Tiziana: rosa e nero. Cosa sono questi colori? Sono i colori del Palermo. Sono i colori del Palermo. Sì. Allora, parlami un attimo, Tiziana, di questo Fabrizio, che è un ragazzo molto particolare. Sì, è proprio completamente matto. Mi costringe a comprare i vestiti rosa e neri. Anche alla biancheria intima, rosa e nero. Sempre tutto rosa e nero, sempre. La domenica dobbiamo rimettere tutto com'era. Dobbiamo rimettere... la domenica in cui il Palermo vince, quella domenica lì bisogna prendere nota di tutto. Sì, perché bisogna rimettere il televisore nello stesso posto in cui nel momento in cui il Palermo aveva segnato la domenica precedente. E bisogna vestirsi uguale, bisogna mangiare le stesse cose, bisogna bere a ugual misura l'acqua, insomma bisogna fare sempre tutto ciò che si è fatto la domenica in cui il Palermo ha vinto, altrimenti è scaramantico al massimo, dice che il Palermo perde e che è per colpa... È una macchinetta, è una radio, Radio Tiziana. Senti, Tiziana. Sì. A questo punto qualcuno potrebbe pensare che sicuramente il tuo Fabrizio ama molto di più il Palermo di te. Insomma, quasi quasi, che siamo alla
stesso livello, diciamo. Ecco. Forse un po' di più l'amo il Palermo. Senti, però, allora, qui ci sono due cose che noi dobbiamo dire. La prima è che tu vuoi pubblicamente, va bene, dire, riconoscere questo fatto che voi due siete innamorati. Perché per il momento questo non lo sa nessuno. No, soltanto i nostri genitori, gli amici, il mio ex ragazzo, non lo sa nessuno. Che siamo messi insieme. Quindi questa è la prima rivelazione che facciamo dalla cuciria. Sì. E poi tu vuoi lanciare questo videomessaggio e hai bisogno di tutti quanti loro. Sì, ho bisogno di tutti voi per innalzare un grido al Palermo. Perché secondo la nostra Tiziana dire forza Palermo è come dire caro Fabrizio, io ti amo. Non so se avete capito. Forse è meglio dire ma scusami Palermo. Un attimo, ma qualcuno qui si starà chiedendo, ma voi due nelle vostri momenti così di tenerezza, lui cosa ti dice? Palermo mia? No, no, sa essere anche dolce e tenero, è un amore, però è proprio un tifoso accanito del Palermo. Allora, attenzione, devi guardare quella telecamera. Sì, vai. Vado. Fabrizio, ho deciso di confessare a tutti, di non nascondere più il nostro amore. Sono qui alla Vucciria, nella tua e nella nostra amatissima Palermo. E ho deciso di confessare che ti amo! Però, visto che tu ami anche il Palermo, come me, anzi forse più di me, adesso io vorrei gridare quello che secondo me è per te il più grande messaggio d'amore. Siamo pronti? Forza Palermo! Io praticamente me lo troverò davanti al muso. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Scusate ragazzi, perché io devo sempre fare così. Ecco, perché io mi devo avvicinare a Fabrizio. Ciao Fabrizio, come stai? Bene. Cosa fai da queste parti? Sono con mio padre. Sono con mio padre e un amico. Ti hanno portato qui. E sai perché? No. Perché devi venire con me sul campo di Strano Amore. Vabbè. Ok, vieni. Scusate, ci dobbiamo spostare per ragioni di traffico. Eccoci qua. Finalmente siamo pronti, così qui possiamo ascoltare questo videomessaggio, lo puoi ascoltare senza insomma disturbi dall'esterno, perché non si sa mai poi fuori chi può esserci, no? Intorno a un camper, cioè invece qui senti tutto quanto. Allora, attenzione Fabrizio, c'è un videomessaggio per te. Fabrizio, ho deciso di confessare a tutti, di non nascondere più il nostro amore. Sono qui alla Vucciria, nella tua e nella nostra amatissima Palermo. E ho deciso di confessare che ti amo! Però, visto che tu ami anche il Palermo, come me, anzi forse più di me, adesso io vorrei gridare quello che secondo me è per te il più grande messaggio d'amore. Siamo pronti? Forza! Anch'io lo amo, lo so, lei. Tanto che cioè il Palermo non è che lei dice che io la trascuro per il calcio, per insomma, scusa Fabrizio, pochino, no? Sì, forse sì.
Cioè, voglio dire, Palermo è una gran bella squadra, però è anche una gran bella ragazza, sì, Tiziana, sì. Eh? Indubbiamente. E cercherò di abbandonare un po' il Palermo per... No, ma perché? Mica ti sto dicendo che devi fare questo, eh? Lei adesso innanzitutto ha detto pubblicamente questo, ok? Quindi già questa era una cosa, insomma, importante. E poi forse, insomma, qualche... così, qualche domenica, insomma, pensaci, eh? Sì, sì. Va bene? Ok. Tu le vuoi bene? Molto. Va bene. Vieni allora, Fabrizio. Ti voglio salutare. Apri la porta, tira bene giù lì. Tira giù. Giù. Benji. Che bella coppia che... Solo che non va bene, che bella coppia. Solo che non siamo vestiti rosa nera. No, meno male. Stasera no, stasera ma no. Ma ti volevo dire, vieni qua, siediti. Ma te che ti importa delle donne? Va a vedere il Palermo, c'hai ragione. Oh, e io? No, no. E poi magari non va allo stadio, va in qualche altro posto. Stai tranquilla che uno lo troviamo. Te va a vedere il Palermo, non ti preoccupare. Il Palermo è meglio di Tiziano. No. Dio, no, Fabrizio. No. Eh? Ma tu fai sempre questi riti scaramantici, queste cose, eh? Sì, se il Palermo vince, ogni domenica si ripete quello che si è fatto la domenica precedente. E quando, siccome ma Palermo, a me mi sembra che Palermo perda spesso. No, e tu sei costretto a cambiare ogni domenica il rito. Sì, cambio sempre. Cambi sempre. A me invece sembra che tra i due la più sfegatata sia lei, perché lui è calmo, tranquillo, eccetera. Ma più che calmo, cioè, quando è successa questa cosa era morto. Era emozionato. Perché quando è tornato a casa è stato male, ha avuto la febbre, ha vomitato. Gli manca solo di piangere guardando Dumbo come il nostro amico. Non so se dirvi Forza Palermo o Forza Palermo. Sì, Forza Palermo, sempre Forza Palermo. Ma che diciamo Forza Palermo? Glielo vogliamo dire tutti insieme? Sì. Uno, due, tre. Sì. Forza Palermo! Ecco, va bene? Io volevo dire... Silenzio, Fabrizio ci deve dire una cosa molto importante. Fabrizio. Allora, come avete visto, non sono un tipo che parlo molto... No, anzi. Però... Certe volte il silenzio è più eloquente. Certo. Allora che volevi fare? Volevi stare zitto o volevi parlare? No, voglio parlare. Eddie. Voglio dire che, siccome io sono un tipo molto chiuso, grazie a lei, che ha un carattere un po' più bizzarro, mi aiuta... moltissimo a superare... Cioè, volevi dirle che l'ami, dai, di la verità. Sì. È questo, vai, altro che Palermo, sì. Tiziano, scusate, Giovanni, e forza Fabrizio, molto amico. Prego.